Oggi parliamo di Super Green Pass e nuove regole anti-Covid. Da lunedì 6 dicembre entrano in vigore le norme previste dal decreto approvato il 24 novembre scorso per contenere l'andamento dei contagi. Tra queste c'è il Green Pass rafforzato, chiamato anche Super Green Pass. Cosa significa? Che per accedere ad alcuni luoghi pubblici e ad alcuni servizi, la certificazione verde Covid-19 è valida soltanto per coloro che si sono vaccinati o che sono guariti dal Covid. Vale per andare al cinema a vedere un film, andare a teatro, cenare in un ristorante, fare colazione al bar, andare allo stadio a vedere la nostra squadra del cuore o presenziare a una cerimonia pubblica, anche in zona bianca. Quindi, dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio potranno accedere a questi servizi solo le persone che si sono vaccinate contro il Covid o che sono guarite. Per andare a lavorare basterà il Green Pass base, quindi quello che si ottiene anche con l'esito negativo di un tampone, che può essere molecolare, e quindi il Green Pass dura 72 ore, oppure antigenico rapido, e quindi ne dura 48. Ma il decreto prevede anche l'estensione dell'obbligo di Green Pass ad ambiti per cui prima non serviva. Chi salirà su un treno regionale, sulla metropolitana, su un tram o su un autobus cittadino dovrà munirsi di certificazione verde, va bene anche quella che si ottiene con un tampone, e lo stesso dovranno fare anche i clienti di un albergo. Ricapitolando, dal 6 dicembre il Green Pass che si ottiene con l'esito negativo di un tampone vale solo per le palestre, il trasporto ferroviario regionale, il trasporto pubblico locale e per accedere al posto di lavoro, dove è obbligatorio dal 15 ottobre scorso. Questo vale per la zona bianca e la zona gialla, ma dalla zona arancione, per accedere ai circoli sportivi al chiuso e alle palestre, sarà obbligatorio avere il Green Pass rafforzato ed essere quindi o vaccinati o guariti dal Covid. Tra le regole introdotte dal nuovo decreto c'è poi l'ampliamento della platea di persone sottoposte all'obbligo vaccinale, non più soltanto medici e infermieri, ma anche personale amministrativo della sanità, personale scolastico, personale di soccorso pubblico, militari e forze di polizia. Inoltre, a partire dal 1 dicembre, la terza dose sarà disponibile per tutti coloro che hanno compiuto almeno 18 anni e potranno quindi prenotare il richiamo ad almeno 5 mesi dall'ultima somministrazione. Il decreto, infine, modifica la durata della certificazione verde Covid-19 ottenuta tramite la vaccinazione. Non più 12 mesi, come inizialmente previsto, ma 9, sulla base dei dati sulla protezione del ciclo vaccinale.